ringraziare sicuramente il Ministro e il Sindaco per l'ospitalità e per il riconoscimento prestigiosissimo che si conferirà tra poco, che è un giorno d'oro, credo sia il giorno delle manifestazioni della città di Milano, quindi sono curiosi di poterlo ricevere. Tutti sappiamo che il calcio è una disciplina sportiva, è un fenomeno ormai di business, tutte le società professionistiche sono società di capitale, ma principalmente è un fenomeno sociale, di forte aggregazione. Tutti noi ovviamente sfilare del nostro bus domenica finita la partita del Torino e abbiamo tutti i medici e quegli altri fuori che hanno dato calore alla squadra che è sul Puma, perdonando circa 500.000 persone tra quelli che hanno il percorso e quelli che erano presenti in Piazza del Duomo in serata magnifica. Questo dimostra come lo sport sia appunto un fenomeno di forte aggregazione e dietro un comune denominatore ho potuto vedere il percorso, il nucleo familiare, la nostra mamma, papà e figli, che attraverso questo comune denominatore, che era la voglia di vivere, un sentimento forte, come quello della felicità, inneggiavano i nostri colori, abbattendo, ed è questo significato più forte, tutte quelle che erano le barriere di carattere culturale, di carattere sociale, etnico, economico. Ecco, il gioco del calcio, lo sport in generale, ha questa forza e valenza. E oggi il riconoscimento principale dobbiamo attribuirlo sicuramente agli attori principali, sono i nostri giocatori, il nostro allenatore, qui vorrei rinnovare appunto il nostro momento. Ma nel mondo dello sport, nel mondo dell'impresa, non c'è squadra che mercato, che vince, che non abbia le spalle una società forte, una società che abbia in primis quelli che chiaro, quelli che sono i valori che possono portare al successo. E quindi dobbiamo ringraziare anche tutti i componenti, insieme allo sottolineato la figura del magazziniere, che è un po' un problema, ma direi tutte quelle figure che non sono sotto la luce dei riflettori, ma che hanno contribuito a supportare la squadra che va in campo, cercando per loro di arrivare a questo straordinario traguardo che abbiamo raggiunto, quello di essere l'ventesima volta campione d'Italia e aver raggiunto soprattutto la seconda stella. Il nostro compito dirigenziale è quello di trasmettere quelli che sono i valori importanti della vita e che poi devono anche essere considerati quelli dell'attività d'impresa, e cioè un forte senso di appartenenza, la cultura del lavoro, l'ambizione di voler vincere, e l'ambizione di voler vincere nello sport non è sinonimo di arroganza, significa avere degli obiettivi chiari, delle idee molto chiare che ci portano ad ottenere risultati vincenti. Non dobbiamo nasconderci dietro risultati che ci possono limitare. Dobbiamo avere il coraggio di affrontare gli avversari con grande capacità, con grande coraggio. Poi saranno più forti di noi, evidentemente vi faremo complimenti. Però la sacella deve essere sempre più alta. Quest'anno abbiamo raggiunto un traguardo importante, noi cercheremo di mettere le basi in società per continuare su questa striscia di risultati vincenti, alzando ancora di più la sticella, lo dico con molto, ripeto, con molto coraggio, con molta umiltà, ma con molta ambizione. Perché noi siamo l'Inter, abbiamo un obbligo, quello di guardarci e guardare indietro, significa anche il palmarès dei successi sportivi che nella storia questa società ha ottenuto, non a caso. Festeggiamo la seconda stella, significa aver vinto 20 studenti, e questo è un merito che va riconosciuto sicuramente alla nuova gestione che è rappresentata, ma anche alle proprietà e ai presidenti che ci hanno preceduto. Quindi, riconoscimento. Quindi, questo è il nostro punto principale. Da ultimo, che è quello che ho messo in mente, porto saluti da parte del presidente Stighezzante, che non ha potuto partecipare a questa manifestazione assolutamente bella e straordinaria, ma che, lo dico con orgoglio, come di tutta l'India, non ha mai fatto mancare l'affetto, la sicurezza nei nostri confronti, come se una società veramente a posto, ha fortemente applicato quello che è un concetto importante in un'attività territoriale, che è quello della Lega, che abbiamo saputo gestire
aiuto noi, sicuramente se il giovane è emozionato soffrirà di questa mancanza, noi gli siamo riconoscenti a lui e alla sua famiglia per tutto quello che ha fatto nel corso degli anni, hanno profuso finanziariamente con forti capitali, ma soprattutto, ripeto, hanno inculcato a noi quel valore, quella fiducia che ci ha portato lontani ad ottenere dei risultati importanti e straordinari. Quindi concludo dicendo forza Inter.